Buonasera. Buonasera a tutte. Allora, eccoci qua con il nostro secondo appuntamento del hashtag Io con Cioccola Stefi. Allora, per chi, vabbè, per chi non lo sapesse o comunque per chi si collegasse dopo, è questo nostro appuntamento che abbiamo, che vi proponiamo il mercoledì, durante il quale vi faccio vedere il tutorial di piccoli progetti e del quale allegheremo poi il cartamodello in modo che voi possiate poi realizzarlo per conto vostro. Ho visto che rispetto a settimana scorsa qualcuno appunto ci ha taggato appunto in questo hashtag, per cui intanto vi ringrazio, siete state molto carine e spero che niente, che siate sempre di più e che mi facciate vedere poi i vostri progetti realizzati. Allora, adesso vi dico due cose veloci che poi vi dirò anche sabato nel video. Se avete visto il mio post rispetto alla rivista Pet Your Secret numero 70, in Spagna mi sembra che esca il 3 maggio, quindi il tempo di arrivare l'avremo anche noi. Ho preso qualche prenotazione, però questa volta noi le metteremo sul sito che è stato riattivato, quindi l'altra volta vi ho detto che avevo avuto un piccolo problema perché appunto il computer di Gaia si è spento e è saltato tutto, quindi invece siamo riusciti a riattivare, quindi anche a rientrare per aggiornamenti e quindi comunque la rivista sarà sul sito. Diversamente per chi non abbia, insomma, perché si trovi in difficoltà, non lo so, comunque naturalmente rivolgetevi comunque a noi. Poi vi devo dire che sempre sul sito verranno comunque pubblicati degli oggetti nella sezione shop online, nella sezione shop, degli oggetti dedicati alla festa della mamma che esulano un attimino dal discorso cucito, ma che sono sempre fatti a mano, quindi sono oggetti fatti a mano. Niente, potete andare a vedere, magari potrebbe essere un'idea regalo un po' diversa, magari da abbinare comunque a un oggettino fatto a mano. Sempre nell'ambito della festa della mamma, la proposta è anche magari di un buono che voi potete regalare alle mamme, alle vostre mamme, se siete zie, insomma, comunque nell'ambito diciamo, di questo discorso, c'è anche la possibilità di fare dei buoni. Ho detto Sì. tutto? Ho detto tutto, molto bene. Allora, saluto tutte e iniziamo. Allora, i progettini di oggi sono due progettini molto veloci, il portamonete. Ok. Chiaramente sono arrivate oggi, quindi aspettate che io, sapete, se non metto gli occhiali, sono cieca anche nelle cose grandi adesso. E il portaocchiali al quale non ho ancora messo la calamita, ma insomma lo vedete così. Ho utilizzato i colori della borsa un po' perché avevo tanti tanti begli avanzini e quindi sono pezzi piccoli per cui li ho utilizzati e comunque chiaramente possono essere utilizzati insieme a lei. Quindi adesso Coordinati. coordinate, bravo. Non mi viene la parola, coordinate. Ci salutano Mi tutti, salutano la tutte. Silvia, la Piove, Rosanna, piove, piove, fa la Vale, freddo, non la ne possiamo Gianna, più. Ciao Gianna! Ok, Marina, allora vai, sono contenta che Claudia. siate qua. Allora iniziamo. Il procedimento per fare entrambi è praticamente simile, però iniziamo dal portamonete. Allora, io chiaramente mi sono portata avanti quanto basta per farvi capire il procedimento, ma non per farmi annoiare, perché sennò sapete che iniziamo a fare cuciture e cuciture e non la smettiamo più. Per quanto riguarda la parte esterna, quindi la parte che farà il retro e la patella, noi abbiamo delle sagome sul cartamodello, quindi le sagome che voi troverete allegate, sono sagome con i margini di cucitura compresi, per cui saranno da tagliare a filo. Io cosa ho fatto? Sulla parte davanti adesso qua magari non si vede tanto, però ho riportato la sagoma. Vediamo se... Eccola qua, magari adesso ve la evidenzio un pochino. Ho riportato la sagoma, ok. Adesso qua lo vedete insieme, in realtà io l'ho riportata solo sul tessuto, come se non avessi sotto l'imbottitura e l'interno. Una volta riportata la sagoma, ho realizzato la mia applicazione facendola praticamente quando vado poi a realizzarla, facendola combaciare con la parte curva della sagoma sotto. Tanto, allora, a meno che non abbia un verso, il tessuto che avete scelto, queste due sono indifferenti perché la sagoma comunque è simmetrica, quindi non abbiamo un problema, a meno che appunto non abbiate
un discorso diverso, considerate che questa è la parte praticamente, cioè ho degli alberelli, le punte degli alberelli devono andare in su, perché questa è la parte che mi risulta dritta in questo senso La padella. della patella. Ok, allora quando ho realizzato la mia applicazione, praticamente vado a posizionare questa parte, l'imbottitura e l'interno, quindi parliamo di questo interno qua. Ok, quindi praticamente proprio a panino vado a posizionare le mie tre parti. A questo punto ho fatto delle trapuntature veloci, in questo caso seguendo i quadretti, perché chiaramente avevo già la possibilità dello scozzere del tinto in filo. Naturalmente la mia trapuntatura arriverà qui all'inizio e alla fine dell'orsetto. All'interno usate un filo molto in tinta, perché vedete che qui praticamente è la fine della trapuntatura, però non potevo fare diversamente. Perché comunque sia, se io avessi fatto l'applicazione dopo, dall'altra parte comunque mi sarebbe rimasto comunque il segno della cucitura dell'applicazione. Quindi ho preferito farlo prima e trapuntare dopo. Ok? Quindi le mie trapuntature. Adesso vado a fare una cuciturina tutto intorno a pochi millimetri praticamente dal perimetro della sagoma, internamente appena appena, per bloccare anche questi lati qua all'imbottitura e all'interno. Quindi per fare questa cosa, in realtà io mi prendo un piedino aperto in modo da vedere bene, più che il ferro è acceso, stacco perché tanto, vabbè, no, lascio le stesse. Buonasera, buonasera, buonasera. Avete già preparato la cena? Brave don, brave don. Allora, ok, posso anche allungare leggermente il punto. Sono proprio cuciture funzionali per non farle a mano. Adesso io faccio questa cucitura. Vedete che sto un pochino, si vede proprio a pochi millimetri dall'interno la cucitura. Dopo io vado a tagliare sul segno. Questa cucitura qua verrà mangiata dalla cucitura che poi io faccio per assemblare i vari pezzi. Perfetto, adesso con la forbice vado a tagliare praticamente tutto intorno. In teoria sul proprio, scusate, ho impugnato male la forbice, proprio sul segno che ho fatto precedentemente. Quindi state attenti a non tagliare la cucitura, Quello della penna. quella della penna, sì, dovete stare proprio a pochi millimetri. Adesso qui vado a caso perché non me la sono disegnata. Questo non è bello. Sapete che c'è sempre un punto che io. Non disegni. Non No, disegni. faccio qualche scemenza che al momento poi non mi viene in mente di farlo prima. Poi quando sono qui sul momento dico, oddio, non ho fatto questa cosa. Ok, e ci siamo. Arrivo fino in fondo e concludo qua. Perfetto, visto che il ferro è acceso, mi do una bella stiratina sopra e sotto e praticamente la mia parte esterna è terminata. Ok, passo alla tasca. Allora, la tasca praticamente Che è come che è questa? questa, esatto, come procedimento è la stessa cosa. Quindi io avrò i miei tre rettangoli di tessuto con in mezzo l'imbottitura. Vado praticamente a sagomare, a riportare anche lì la sagoma che avete nel cartamodello, la riportate e andate a trapuntare. Anche qua ho fatto un po' grossolanamente, non è che devono essere trapuntature, giusto per tenere bene insieme l'esterno e l'interno. A questo punto vado a posizionare il binding, che in questo caso non è in sbieco, ma è dritto. Vado a posizionarlo sul davanti della tasca, sul tessuto che ho deciso di utilizzare per il davanti della tasca e vado a cucirlo. Sto lavorando tutto con piedino patchwork, quindi sia questa cucitura che quelle successive saranno tutte col piedino patchwork. Quindi posizionato e cucito il binding, do una stiratina,
Forse l'ho tagliato anche un po' troppo, però la misura non credo che sia questa, quella che vi ho dato, perché è 3,5, questa qui è un pochino, ma adesso facciamo finta di niente e lo rivoltiamo sul dietro. Non è vero che però... Aspetta, lo ne tolgo un... Aspetta, aspetta. Aspettate. Ne tolgo un pochino. Tu adesso stai facendo il contrario, cioè l'interno risulterà verde. Sì, sì, E sì. Scozzese. invece la tasca scozzese. Eh sì, ho trovato questi due tessuti e li ho utilizzati così. Sì, sapete che avete anche voi 1.000 avanzi, quindi insomma, ripeto, io perché avevo fatto la borsa, ho detto, vabbè, già che ci sono, lo faccio con gli stessi tessuti, ma... Poi eventualmente ci saranno anche i kit. Sì, assolutamente. Per chi ha comprato il kit della borsa, Esatto. ci saranno i kit. E, allora, questo chiaramente non è un progetto nuovo e alcuni di voi l'avranno anche, cioè i miei clienti l'avranno anche già fatto. In questo caso abbiamo fatto l'orsetto. Il primo progetto che abbiamo fatto, o comunque quello di una borsina dell'anno scorso, 2 anni fa, aveva un girasole esterno che veniva fatto però con l'appliqué doppiato, quindi anche i petali del girasole erano praticamente In rilievo. sollevati, esatto, erano sollevati. Quindi in questo caso, se decidete di fare un'applicazione di questo genere, potete trapuntare tranquillamente tutto, perché tanto l'applicazione fuori poi Copre. viene messa con il punto nascosto, per cui non avete problemi. In questo caso, se devo usare l'appliqué con la carta termoadesiva, chiaramente il punto, a meno che non lo facciate a mano, allora vabbè. Allora, qui vabbè, ho cucito con punto nascosto oppure ve lo imbastite un attimo, fate una ribattitura sul davanti, cambio piedino, sul davanti in modo che la cucitura mi blocchi anche il dietro. Ok. Comunque a me queste cose ne piacciono. Scusate, Lo sappiamo. questa espressione così. Mi piacciono queste minuterie, queste cose. Cioè, potrei farmi il portachiavi per la prossima volta, per dire. Questo pandan di qualsiasi cosa. Sì, la bustina, La chicca è nella rivista, secondo me. La chicca è nella rivista. A Allora, livello quello di zaino. minuteria. Ah, sì. Sì, che non è quello della copertina, perché ho due Perché progetti sulla siamo in rivista. copertina. Uno è questo zaino, che però è abbinato anche a una bustina, che non hanno messo in copertina, però tanto li ringrazio perché la copertina, insomma, è sempre molto piacevole. E invece un'altra fa sempre parte dei miei lavori piccoli ma impegnativi, però vabbè, la vedrete. Allora, dunque, niente, adesso... Dalla parte opposta dell'orso vado a trovare la metà, quindi mi piego la mia sagoma. Vado a prendere questi spilli. Vado a trovare queste metà qua. Vado a prendere questi spilli, ok? E faccio la stessa cosa sulla mia tasca, quindi vado a prendere la metà della tasca, della curva, quindi questa curvatura qua. Ok, adesso arriva la parte, chiamiamola più difficile, un pochino più d'attenzione rispetto a questo progetto. Allora, sono sull'interno, posiziono praticamente la tasca adiacente alla curva, diciamo della parte opposta dell'applicazione, e faccio combaciare le due metà. Interno con interno. Interno con interno, sì, perché poi quando vado, questo praticamente è il risultato finale, ok? Allora, adesso devo sollevare praticamente i due lati, uno di qua, uno di là, pian pianino, lo faccio prima con gli spilli e devo proprio far adeguare la curva della tasca alla curva dell'esterno. Allora, vedete che qui ha un andamento diverso, quindi proprio mi giro il tessuto e vado proprio a farla A combaciare. combaciare.
Questo lavoro lo faccio sia da una parte che dall'altra, chiaramente. Il risultato che devo avere è che le due puntine di qua e di là devono essere allo stesso livello, alla stessa altezza. Ho schiacciato di tutto. Adesso poi lo ripristiniamo. Quindi vedete proprio sollevo. Silvia dice che anche a lei piacciono, carine, veloci e pratiche. Sul veloce che non lo Veloce. so. Sono quelle cosine che se tu le guardi dici vabbè, ok, è un portamonete. Quando le fai, magari è come sempre Dipende noi. anche dalla precisione, secondo me. Sì, però penso che noi tutte siamo d'accordo sul fatto che la quantità di lavoro in queste cose, da veramente dalla cosa così alla coperta, non sia mai effettivamente capita. Solo da chi magari fa queste cose capisce che anche la cosina piccolina piccolina implica un gran lavoro. Però noi ci divertiamo, per cui va bene. Assolutamente. Una cosa che io non faccio, forse probabilmente vi siete accorti, cioè riguardo proprio alla quantità di lavoro, sono i pupazzi e le bambole. Un po' perché non è nelle mie corde. Un po' perché ritengo che veramente magari a fare un pupazzo o una bambola con tutti i vari accessorini piuttosto che ci voglia tanto tempo e quel tempo lì io preferisco dedicarlo magari appunto a una cosa un po' più utile. Sarà il capricorno che Imbottatura in boh, è. Allora, ho imbottatura. usato la Warm and Natural qua. Adesso io ne ho una tipologia nuova che è ancora più sottile di quella che diciamo che usiamo per le coperte. Quindi è più sottile e poi è bella morbida, per cui si riesce bene a lavorare. E niente, la sto provando perché è arrivata praticamente l'altro giorno, per cui la sto testando. Va bene per le tovagliette, per queste cose, per i runner, per queste cose che devono essere un po' imbottite, ma non troppo. Ok, allora vedete, ci siamo. Sì, più o meno, ok. Perfetto. Allora, il consiglio che vi darei adesso è quello di imbastire. Non lo facciamo chiaramente, però la cosa migliore sarebbe imbastire, perché adesso vado a creare il binding, che in questo caso è in svieco, e andrò a mettere il binding tutto il torno. Quindi gli spilli mi possono dare fastidio. Faccio un'imbastitura veloce, fatto 30, fatto 31, però mi rimane tutto più fisso e senza l'ingombro degli spilli. Il binding in svieco, io ho questi pezzi che ho già tagliato, che adesso andrò ad unire e poi vi faccio vedere come metterlo. Andrò ad unire perché li ho trovati all'ultimo momento praticamente, quindi allora l'unione del binding tagliati in sbieco, devo avere un centimetro un po' meno, insomma, come dovrei avere un margine di cucitura qui perché la mia cucitura andrà da questo vertice al vertice opposto, dritto contro dritto i due tessuti e vado, magari voi Piedino. piedino peggio, sempre anche per questo. Sì. Qui non lo cambiamo mai perché abbiamo un margine bello sottile, per cui anche poi per mettere lo sbieco dopo, per fare tutte queste cuciture, abbiamo abbiamo un margine sottile, per cui non rimane ingombrante. Silvia chiede se c'è una tacca dove si deve partire e arrivare con i due lati. C'è probabilmente una misura di patella, più o meno. Dove partire con l'interno, se non ho capito male. Ma non devi partire da lì, però devi partire dalla base. Se tu parti dalla base, Dipende da dove arrivi con sì, dipende come. l'interno. Sì, no, non c'è una misura. Adesso io, se vuoi, la misuriamo, proviamo a vedere così. Questa è una cosa che mi chiedi. Aspetta, prendo il metro a nastro. Perché bisogna partire dalla metà di Partendo dalla entrambe metà. e quindi poi aderendo lungo tutto il contorno verrà di conseguenza. Probabilmente. Allora, se io traccio, facciamo una linea ideale con la penna cancellabile dai due vertici, cioè dalle due parti finali qua della tasca, diciamo che da qui a qui sono 4 centimetri e mezzo, Indicativamente. indicativamente, ecco. Però dovrebbe essere così, nel senso che non, se no mi verrebbe 3, che ne so, 3 e 5, capito? Il fatto di essere alla pari vuol dire che è salita bene ed è omogenea.
Però comunque 4 centimetri e mezzo, nel dubbio. Se ho capito bene la domanda, adesso vediamo. C'è una tacca dove si deve partire e arrivare con i due lati, immagino sia. Ah no, vabbè, penso che come risposta non devi partire dal, non devi partire dal 4 e mezzo qui, okay, ma devi partire da là, dalla metà. Capito? Quindi no, non c'è un riferimento, ma il riferimento è la metà sì, di entrambi. Perché è tutto simmetrico, quindi la tasca è simmetrica, la base è simmetrica, quindi partendo dalla metà dovresti arrivare alla stessa altezza. Le orecchie, mi schiudono le orecchie. Adesso questo sbieco che sto facendo è fin troppo lungo, però poi magari ci serve. Ok, allora stiriamo lo sbieco aperto, tagliamo, vi ricordo sempre lo sbieco di non stirarlo troppo, cioè di non insistere perché perde stabilità, quindi gli diamo proprio una botticella, devo comprare una seta nuova, avete visto, lo guardavo prima, intanto che accendevo il ferro. Ok, vado a togliere questi angolini. E vado a posizionare il binding esternamente, quindi non internamente. Aspettate che raddrizzo un lato, quindi andrò a posizionarlo sull'esterno. Allora, non qui, non inizierò qui, posso iniziare dal fondo della tasca, però il mio pensiero è stato che forse se noi iniziassimo da qua magari la giunta viene un pochino più nascosta, perché comunque qua sotto, se io quando vado a chiudere ho la giunta qui, non è un gran carino, quindi io qua sono partita da qua, la vedete qua la giunta qui. Sì, si vede. Appena sotto al... Non si vede, sì, non dovrebbe vedersi, ma si vede. No, si vede. Allora, beh, questo qui poi è un tinto in filo, anche il binding, quindi è un pochino più grosso. Qui, piegolina e parto. Io dico sempre di non mettere... Vedete che però, vedete che fosse imbastito, sarebbe stato meglio. Di non mettere gli spilli con il binding, eventualmente se avete voglia di impastire anche lui, se no lo cucite accompagnandolo e andiamo. È lunghissimo. Ah, scusate, sono punto. No, non ce n'è. Chi può essere a quest'ora? Prova a vedere. Scusate, siamo io qua, io e lei. Come arrivo? Arriva. Ma chi è? È una cliente. È una cliente, scusate. Parla, no, parlatemi, no, perché non vi vedo. Siamo qua io e lei e quindi per forza di cose mi devo interrompere. Non posso neanche tenere sul tablet e cucire contemporaneamente, quindi... vado avanti e prima di cucire vi faccio, vabbè, vi posso, cosa vi posso dire, mi vedete così? Allora potete